New Fadem. We improve your health and your wellness. Inside the Italian Pharmaceutical Review is an innovative company, very attentive to the market's changings, with the strong and deep roots. The factory has the territory of 3,000 square meters, and its professional and qualified scientific and research staff works in laboratories, supplied with an advanced equipment which allows to maintain high quality standards. The most important aim of New Fadem is to reach the excellent quality of its products. That's why the company created a CQ laboratory, equipped with the sophisticated instrumentation quest'idea, visto che a Torino è così ben riuscita, l'abbiamo riproposta a Pomigliano. Io stasera ho detto che siamo in overbooking di volontari, è esattamente così, perché le richieste di potersi mettere a disposizione veramente semplicemente sparecchiando i tavoli o impiattando la matriciana sono state tantissime, quindi dobbiamo fare più turni di servizio perché tutti possano dare la loro, diciamo, il loro contributo. Ecco, il tempo lo finiamo nei prossimi giorni insieme. Luigi, però così non andiamo bene, schifateci. Bene, dai ragazzi, siccome volevamo dirti pure se tu dopo, sì, siamo davanti ai cancelli della Fiat di Pompignano, c'è una cena di solidarietà, ci saranno molti compagni che arriveranno stasera. Se tu hai 5 minuti per dedicare a questa vertenza abbastanza difficile, il tuo sostegno, la tua firma. Ci vediamo dopo. Facciamo così. Ti aspettiamo. La giunta di Virginia Raggi è già in crisi. No, semplicemente c'è stato un problema con la nomina del capo di gabinetto. Adesso abbiamo avuto delle dimissioni ieri, dimissioni dell'assessore al bilancio. Il capo di gabinetto è un posto vacante in questo momento. Si erano dimessi i vertici dell'ATAC che abbiamo rimpiazzato in meno di 24 ore. Adesso rimpiazzeremo anche i vertici dell'AMA nei prossimi giorni. Troveremo dei nuovi nomi e ricominceremo e continueremo a fare quello che stavamo facendo: risanare il comune di Roma e facendolo risorgere dalle macerie. Noi questo stiamo facendo. Chi parla di caos, di crisi, non ha capito che questa è Roma, con tutti i problemi del caso. E prima ci si convince che a Roma lo straordinario, la straordinarietà sarà l'ordinarietà, e prima si riuscirà a leggere quello che avviene. Noi non molliamo neanche di un millimetro, andiamo avanti, e infatti oggi avete già i nuovi vertici dell'ATAC, che è l'azienda dei trasporti. Presidente, però molte nomine appartengono alle stagioni politiche passate, anche molti dei dirigenti che sono ancora in servizio al Comune di Roma. Lei ha parlato di un errore nell'interpretazione della norma rispetto al nome del capo di gabinetto. Quel dirigente dell'avvocatura appartiene a stagioni politiche passate. Certo, ma guardate che il Comune di Roma, con alcune dirigenze, con una parte del suo personale, è quel comune che noi abbiamo imparato a conoscere in tutti questi mesi, in tutti questi anni. È il comune che è stato travolto in Mafia Capitale. Ora, io non conosco il dirigente dell'avvocatura, però tenete presente che Roma è una città piena di insidie e trabocchetti, e noi non siamo immuni dalle insidie e dai trabocchetti. Noi sappiamo solo di essere le persone che saranno in grado di far ripartire quel comune, perché ad ogni insidia e trabocchetto ci potremo rialzare, perché abbiamo le mani pulite e soprattutto abbiamo le professionalità per far ripartire quel comune, per governare Roma e per risolvere i problemi di quel comune. Questo noi lo stiamo facendo, e ci vuole semplicemente compattezza e vicinanza alla giunta, al sindaco, e ringraziamo anche Marcello Minenna, ringraziamo Carla Raineri per il lavoro che hanno fatto, sono le professionalità che ringraziamo assolutamente. Lei è l'unico tra i vertici del Movimento 5 Stelle che ha diviso pubblicamente Virginia Raggi, invece Grillo, Di Battista sono rimasti in silenzio. Io ho avuto l'occasione ieri di dichiarare, ma qui non si tratta di difendere Virginia Raggi, guardate che tutto quello che io sto sentendo in queste ore sulla giunta Raggi, retroscena, quella è roba da fantapolitica. Non andate dietro a quella roba da fantapolitica. Noi abbiamo un sindaco a Roma del Movimento 5 Stelle che sta governando la città.
e quel sindaco del Movimento 5 Stelle, insieme alla sua giunta e insieme al Consiglio Comunale, hanno la nostra fiducia, punto. Non è che c'è un retroscena dietro ad ogni cosa che voi state leggendo in questi giorni. Io abbandonerei questa idea che ci sono complotti, retroscena e sotterfugi. Qui gli unici che ci vogliono fare la pelle sono quelli che si sono magnati Roma negli ultimi 15 anni e adesso stanno provando a farci cadere in tutti i modi, ma non ci riusciranno. Stanno ancora nel comune di Roma? Sicuramente frattaglie di mafia capitale continuano ad esistere nel comune di Roma. Non credo che la magistratura, i carabinieri con le proprie inchieste siano riusciti a raggiungere tutto, ma questo lo dico non conoscendo un caso particolare, però vedo che ogni tanto poi i carabinieri arrestano qualcun altro. Quindi io spero soltanto che ci sia la consapevolezza dei cittadini italiani che questa è un'impresa ardua e noi la vogliamo portare avanti come Movimento 5 Stelle, perché siamo gli unici che possono riuscire in questa impresa. Andiamo della serata. Fateci di qualcosa. Artisti, volontari, tanti gruppi anche del Movimento fuori dalla provincia di Napoli che sono qui, stanno dando una mano e mangiando un piatto di pasta come quello che vedete qui riusciranno a finanziare la ricostruzione di Amatrice ma anche di tutti gli altri gruppi. Quindi con questo piatto di pasta noi raccoglieremo fondi. Questi fondi saranno versati sul fondo di Roma Capitale attivato dal sindaco Raggi che si chiama Adotta Amatrice, e poi l'impegno che prendiamo con i cittadini italiani è l'istituzione di un gruppo di supporto e controllo del Movimento 5 Stelle alla ricostruzione. Noi faremo le pulci soldo per soldo a quello che spenderanno Errani e tutti gli altri loro amici, perché noi non ci fidiamo di questo governo e non ci fidiamo di Vasco Errani, che è una persona che fa politica dal 1983 e che ha già amministrato il terremoto dell'Emilia, e ricordo che c'è un'inchiesta su quel terremoto che vede le infiltrazioni dell'Andrangheta. Quindi il nostro impegno è doppio: aiutare le popolazioni e controllare come si spenderanno i soldi. Grazie a tutti. Ok, fate avanzare chi vuole la matriciana. Se quando saltano i vecchi equilibri, quando fai saltare i vecchi gruppi di potere, ti fanno la guerra. Prima ce ne convinciamo, prima ne usciamo da questa storia. Perché tutti pensano che questi siano caos, questi sono ostacoli, è solo l'inizio di quello che vivremo nella città più complicata d'Italia, che è la capitale, che ha vissuto lo scandalo di mafia capitale e che ha vissuto una serie di gestioni politiche, di aree politiche che l'hanno massacrato. Quindi mettetevelo in testa, questo non è caos, è l'inizio del cambiamento. Se vuoi cambiare Roma devi convincerti che ti faranno la guerra e non ti faranno respirare. Il stesso capiterebbe col governo, dove va i 5 Stelle saltano quelli che vogliono mangiare a scapito delle tasse dei cittadini italiani. Noi facciamo questo, applichiamo la legge, e per questo Berlusconi mi definisce cattivo, per questo D'Alema si preoccupa e vuole cambiare l'Italia come votano la riforma costituzionale. Questo è il panorama politico, un panorama politico terrorizzato dal Movimento 5 Stelle che in questi giorni poi sta marciando ipocritamente su quello che sta succedendo a Roma, ma noi